Ciao Diletti, ciao Diletti, sono qui con la bellissima Chiara Salvadé, campionessa di pole dance, e siamo nella scuola di pole dance. Ci siamo ritrovate per fare qualche video e vogliamo farlo regolarmente, quindi fateci richieste. Così abbiamo anche la scusa per vederci. Esatto, su video che volete vedere insieme a lei. Allora, seguitela innanzitutto sul suo canale Su tutti i YouTube, social. che è il canale YouTube, ve lo linkiamo nell'info Sì. box, e anche Instagram, Chiara Salvadé, è facile. E dunque, vi abbiamo chiesto su Instagram di farci delle richieste e in tanti mi hanno chiesto appunto di fare un video con lei in cui sputtaniamo il mio ex. In quanto un po' di tempo fa avevo fatto un video in cui, cioè, avevo fatto più video in cui raccontavo tutte le magagne che mi ha fatto lui, no? In uno di questi video avevo detto lui ci aveva anche provato con la mia migliore amica, senza fare il tuo nome, ma tutti ovviamente hanno capito che Vabbè. E quindi eccovi qua per accontentarvi su questo argomento e anche per avere una testimonianza delle cose che sono capitate, perché magari la gente, avendo sentito solo la mia campana, può dire: vabbè, è lei che lo sputtana, così. Invece adesso abbiamo anche la testimone chiave di tutto, che appunto si conoscono anche bene. Vabbè, perché eravamo tutti nella stessa compagnia. Esatto. Che poi, a dire il vero, è passato talmente tanto tempo che le dinamiche io non me le Beh, ricordo. chiaro, chiaro. Però mi ricordo che abbiamo fatto qualche battuta. All'epoca ti ricordi da chat? E mi ricordo che abbiamo fatto qualche battuta, qualcosa, qualche apprezzamento, cose un po'. Che in genere un fidanzato, Non scusami, non fa. deve fare all'amica della fidanzata, ma poi io mi ricordo una cosa specifica, e qua chi non ha seguito bene può andare a guardare il video che avevo fatto in cui racconto nei dettagli cosa era successo, però mi ricordo che parliamo del primo periodo che stavo insieme con lui, quindi i primi anni, insomma, eravamo piccole. Sì, erano i primi anni Mi ricordo che forse. c'era stato quel periodo che ti ricordo che lui era venuto qua contattando te. E E ti aveva aspetta. scritto quell'SMS tutto coriccioso, ti Ah, allora, ricordi? non mi ricordo bene, però adesso mi hai fatto venire in mente che è vero che io ti avevo anche detto, guarda che mi ha mandato un SMS e tu mi avevi detto, ma perché, scemo, lo manda a te quando doveva contattare te. Sì, che però eravamo in quel tempo mezzi, cioè lui mi aveva mezza lasciata. Lui è sempre stato, cioè, è sempre stato un rapporto strano, nel senso che io mi ricordo che ti faceva un sacco di torti. Sì, Cioè, non si infatti. capiva mai realmente che cosa volesse lui, perché io poi l'ho vissuta con te questa storia, perché non lo ricordo. Succedevano Infatti. Infatti. E poi era successo appunto che in quel periodo, era estate, mi Ah, ricordo, che veniva il mare che qua. lui mi aveva mollata. Dopo avermi mollata, mezza mollata, perché poi comunque io continuavo a farmi sentire, se sentivamo comunque, no? E io gli dicevo torniamo insieme, queste cose lì, e però mi ricordo che lui aveva deciso di venire qua, lui a tempi abitava a Cuneo e io abitavo qua in Liguria, aveva deciso di venire qua, ma aveva contattato lei, nel senso aveva contattato lei dicendole, mi ricordo quell'SMS, ti giuro, peccato che sarà sul Nokia 3310, questo SMS, però me lo ricordo chiaro, in cui lui diceva, tu mi hai proprio dato il telefono in mano, me l'hai fatto leggere, e lui diceva, ciao bella, magari vengo a Qualcosa di, sì, trovarti, qualcosa fammi che era un po' sapere, baci. strano, sì, era qualcosa di Era una cosa strano. molto non da provarci del tipo scopriamo, però era una cosa del tipo ciao bella, come stai? Mi Sì. piacerebbe venirti a trovare, magari ci sentiamo, una cosa Un così, po' un sì. po' viscida, un po' viscidella. Lei mi ha fatto vedere questo messaggio e io ho detto aspetta, cioè anche perché poi io e lei eravamo migliori amiche. E se lui fosse venuto qua, cioè io l'avrei comunque. Infatti poi è successo proprio questo, che lui, ti ricordi, era venuto giù e aveva chiamato te, allora ci vediamo, vengo giù, ti ricordi? Mi ricordo, non mi ricordo precisamente, però mi ricordo che era andata così. Comunque, che mi ricordo che c'erano delle dinamiche strane, che mi ricordo dell'SMS, me lo ricordo, mi ricordo che ne avevamo parlato di questa cosa, e
quella volta che era venuto giù, mi ricordo eravamo a Sanremo al mare e tu mi dicevi sta arrivando, mi ha chiamato forse adesso. Sì, e poi sì, alla sì, serata in cui lui, che comunque avrebbe visto lei e i nostri amici in comune, la mia compagnia, mi ero presentata anche io. Certo. Ah, forse me lo ricordo. Ti ricordi? Sì. E lui non mi ha cagato tutta la sera e ha parlato con te, una cosa del genere. Una cosa strana, sì, ma poi non vorrei piangere. Perché veramente? Perché è stronzo, capito? Perché voleva fare tutti questi giochetti, ma secondo me perché? Per farci magari avere delle divergenze. Sì, ma dai. Perché è assurdo, è una cosa assurda, cioè ci rendiamo conto che era assurda. Sì, era assurdo. Ma io mi ricordo poi, cioè mi fa sorridere adesso quel periodo lì, perché mi ricordo appunto tutte le tragedie che succedono, tragedie tra virgolette. Comunque lui che faceva delle cose strane, se ti diceva sì ci vediamo, poi o non si presentava, o magari ti mandava un messaggio tutto affettuoso, poi di punto in bianco cambiava personalità. Sì. Io queste cose me le ricordo. Sì, sì, me le ricordo bene. Infatti lei si ricorda molto bene. E poi io mi ricordo che c'era stato un periodo in cui ti ha odiata. Te lo ricordi? Lui? Sì, che non ti parlava più. Che diceva che aveva fatto il transfer. Ah sì! Ah, oddio! Ma perché? Non lo so, perché è fuori di testa. Cioè praticamente... sì che me lo ricordo. Sempre in questo periodo folle, che erano appunto i primi anni che stavamo insieme, e lui... Era un periodo in cui lui non mi parlava, non mi voleva, e mi aveva lasciata, perché lui proprio era così, mi odiava ad cazzo, no? E parlava con lei, si sentivano un po' in chat. A un certo punto lui di botto è tornato da me, innamoratissimo. Sì, sì. E odiava me però. E non ho più parlato a lei per mesi. Me lo ricordo. E allora che giocavano cosa cosa al transfer. E allora io gli avevo chiesto a lui, ma perché non parli più con la Liv? Perché non le scrivi in chat e non vi parlate più, no? E lui mi aveva risposto così, è perché ho fatto un transfer. E, nel senso, questo transfer era che lui prima non voleva saperne di me e adesso il suo non volerne sapere l'aveva trasferito su di lei e non voleva più saperne di lei. Che vabbè, andava bene così, almeno sì, no, andava bene, però era ridicolo, cioè non è una cosa normale, dai. E quindi sta cosa me la ricorderò benissimo. Poi dopo gli era passata e ti aveva di nuovo ricagato. Sì, non mi ricordo come, però. Sì, poi le cose si sono stabilizzate, nel senso poi non è più successo niente di tutto questo negli anni successivi, tranne una volta che forse tu, adesso te la dico qua per la prima volta, forse tu non ci hai fatto caso. Una volta che eravamo, ma in tempi già più recenti, perché eravamo andati con la mia macchina, sì. E tu eri venuta a Cuneo, ok? Ed eravamo andati a Torino ad un qualcosa di musicale. Alle Matta? No, in quel parco estivo dove facevano i concerti a Torino tipo a... Sì, era a San Matta, era San Matta, che okay. C'era anche suo fratello. Non mi ricordo, però eravamo andati a Bordaro. Sì, sì, abbiamo le foto. Quelle che abbiamo fatto le foto sulla macchina rosa, sì, che sì. Eravamo tutte e due vestite. Era sempre climatico. E tu eri venuta a Cuneo ed eri venuta a casa sua prima di partire. Ti ricordi sì. Che lui abitava in quella casa sì, grande? Sì, me lo ricordo. Sì. E tu avevi visto vestitino di pelle con le mega bocce, sì, no? Sì, me lo ricordo. Io mi ricordo che eravamo tutte e due mezze nude vestite da troioni. Tu avevi una cosa di rete. Sì, eravamo tutte e due vestite da troioni da sbarco. Come sempre. E come sempre. E praticamente lui, mi ricordo, che la guardava sempre, l'ha guardata per tutta la sera e lo faceva proprio davanti a me. Io mi ricordo questa scena di che eravamo a casa sua e lui che ti girava tutto intorno così e ti guardava le tette. Veramente? Te lo giuro. Tu non ci avrai fatto caso, ma io ci ho fatto caso. Io non ci avevo fatto caso. Io sì. E... Cioè, o comunque non mi ricordo. Sì, sì. Perché io vedi che era una cosa che non mi aveva... No, ma non è che ti aveva detto nulla, però io notavo che ti guardava e faceva apposta di guardarti. E di farmi vedere a te. A far vedere a me che ti guardava. Ma ci rendiamo. E io sta cosa, tutte queste cose, io non le ho mai dette a lui. Anche con dell'SMS di quando... Sì. Di anni prima. Io a lui non ho mai detto niente.
niente e ho fatto finta di niente, perché io pensavo questa cosa la tirerò fuori al momento giusto, ma adesso ti dirò una cosa di più. E qua non l'ho detto a nessuno ed è una cosa che non sa neanche lui. Dopo che saprà questa cosa già mi odia a morte, mi ha bloccata su tutti i social, adesso mi odierà ancora di più. Praticamente lui, come i tredicenni, scriveva dei diari segreti e io glieli spiavo e avevo letto delle cose su di te che culla. Tipo? Ma come hai fatto? Perché sapevo dove li teneva. No. Volevo sapere tutto. Praticamente io avevo letto questi diari. E a parte che lui in tutto questo era innamorato anche di un'altra tipa, cioè scriveva anche di un'altra che tu non conosci, una di Torino. Il motivo che mi ha fatto, io leggendo queste cose, l'ho diventata psycho. E aveva scritto delle cose su di te, ma non cose porno, però diceva che eri tipo una persona così strapositiva, strasorridente, strafiga, così, che lo attiravi ed era preso di te. Tutto da solo. E poi figurati che in delle parti di me e quest'altra ragazza scriveva che ci amava tutte e due. E queste erano cose private, ragazzi, che è una violazione di privacy, però fotte sega. Cioè, come ti permette di scrivere? Tu le hai trovate fisicamente? Sì. Sei così in mano? Sì, li ho letti. E quelle le hai lasciate? Sì, poi io ho fatto finta sempre di non sapere niente fino ad ora, che tanto ormai queste cose si possono dire. No, veramente? Sì. Io non ho parole. Dopo questa cosa, veramente, lui si incazzerà tantissimo, ma a me piace ferire i miei ex, sapete che è una cosa più forte di me. Però sì, era molto più facile ai tempi. Adesso per entrare a sbirciare gli WhatsApp dei fidanzati è molto più difficile. Invece ai tempi era tutto cartaceo, quindi era più accessibile, senza dover mettere le spie nei cellulari e cose così per controllare gli ex o i fidanzati. Beh, sono senza parole. Senza parole. Il diario mi ha lasciato un po' così. Io mi ricordo anche che non si faceva sentire fino al giorno prima che non dovevate andare a Torino a fare serate, che tu fino all'ultimo non sapevi se dovevate vedere. Sì, cose del genere. Sì. Poi spariva, ricompariva, cose strane, cose stranissime. Infatti. E niente, ragazzi, questo è quanto. Adesso avete la testimonianza sua. È tutto vero. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi abbia fatto divertire. Esatto, qualcuno però non si divertirà, però. La sua scelta è stata questa. Nel momento in cui mi ha bloccata, ha praticamente dichiarato la sua fine. La morte. Probabilmente ha dichiarato la sua fine, cioè, perché altrimenti l'avrei rispettato. Però davanti al blocco e su WhatsApp e su tutti i social si è aperto il vaso di Pandora. Poi mettersi contro lei vuol dire firmare la morte, firmare la sentenza di morte. Esatto. Quindi, e niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere se volete vederne altri, lasciateci le richieste, così noi ci pensiamo la prossima volta nel fare. Esatto. Seguitela, lei è la mia culla bellissima. Adesso ci vediamo più spesso. Sì, dai, infatti. Vi mandiamo un mega bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.